Sono stati confiscati definitivamente i beni riconducibili, tra gli altri, a Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, imputati principali nel maxi processo al Mondo di Mezzo. Una confisca da circa 27 milioni di euro, che comprende 13 unità immobiliari e un terreno a Roma, in provincia, 13 automezzi e 69 opere d'arte di importanti esponenti della scena artistica della seconda metà del XX secolo. La confisca rappresenta l'epilogo delle indagini patrimoniali svolte nei confronti degli indagati e dei loro prestanome. I finanzieri di Napoli hanno smascherato più di 700 persone che, pur non avendo diritto, hanno incassato il buono spesa Covid-19. Erano riusciti a ottenere l'assegno dichiarando di trovarsi in condizioni di difficoltà economica tali da non aver nemmeno la possibilità di acquistare generi elementari e di prima necessità. Nella maggior parte dei casi è stato indicato un ISEE inferiore alla realtà. Alcuni dei richiedenti percepivano già uno stipendio o il reddito di cittadinanza. Nella lista anche esponenti della criminalità organizzata. Nel complesso sono state elevate sanzioni amministrative per indebita percezione di erogazioni pubbliche per oltre 250.000 euro e sono stati segnalati trasgressori agli enti comunali per recuperare le somme indebitamente percepite. Le mense scolastiche servono troppe proteine e carboidrati, ma aumentano i cibi bio. Sono alcuni dei dati emersi dal quinto rating dei menu scolastici e dall'indagine sulla mensa post-lockdown realizzati da Food Insider. Secondo il rapporto, agli studenti viene servita un'eccessiva quantità di carni rosse e pasta, mentre un quarto dei menù scolastici non rispetta il 40% di prodotti bio che dovrebbero essere presenti. Nell'era post-Covid emergono cambiamenti organizzativi ed equilibrio nutrizionale con una riduzione dei salumi e l'aumento di menù bio. Altra nota positiva riguarda i bambini, che si sono dimostrati felici di consumare il proprio pasto in classe, ambiente che, secondo loro, aumenta la voglia di mangiare. Da consumatori a veri e propri ideatori di prodotti, Mulino Bianco e Pan di Stelle hanno dato vita a una piattaforma che mette al centro le persone e dà loro la possibilità di creare e acquistare confezioni inedite, esclusive e personalizzate. Dal 16 novembre infatti è online il nuovo sito di e-commerce www.dedicatoate.it dove seguendo 4 step si potranno personalizzare le confezioni dei prodotti più amati inserendo nomi, foto e dediche speciali. I consumatori avranno così l'opportunità per la prima volta di scegliere cosa raccontare, cosa scrivere, con quali colori e immagini direttamente sulle confezioni dei brand che da sempre li accompagnano nella vita di tutti i giorni. Oggetti tutti riciclabili e made in Italy in linea con l'impegno dei due brand per la sostenibilità.